Per vincere, bisogna essere uniti, ma senza organizzare un ritorno al passato. Questo l'appello della Lega Nord al quale hanno risposto Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni con questa ritrovata unità. Ha detto Berlusconi: "Superiamo il 40% e vinciamo le prossime elezioni". Dura la replica di Palazzo Chigi: "Noi stiamo riportando l'Italia a crescere, altri preferiscono giocare sulla paura". Il centrodestra riparte quindi da Bologna, dalla ritrovata unità, ma anche dalla leadership rivendicata dal leader del carroccio sulla nuova alleanza, ma da Berlusconi non è è arrivata una vera e propria abdicazione. L'ex Premier ha infatti fatto capire che senza di lui la nuova alleanza non ha chance. Ieri il centrodestra è stato unito e ha fatto rosicare. Eh, Renzi, le sinistre, i giornaloni, i poteri forti perché il centrodestra unito vince. In Italia i sondaggi lo dicono: un centrodestra unito vince. Rosica il Tg3, rosicano i comunisti, Rosica Renzi, rosicano, li lasciamo rosicare siccome hanno protestato tutti, hanno dato tutti interpretazioni assolutamente divertenti di quello che è successo a Bologna. Io a Bologna c'ero, ho visto una piazza straordinaria. Ho visto un clima straordinario. La piazza era organizzata dalla Lega, ospite Berlusconi. Berlusconi ha fatto un grande discorso, come l'ha fatto la Meloni, come l'ha fatto Salvini, e questo è stato il segno dopo anni di un centrodestra unito. Un trittico dal quale restano fuori i moderati come nuovo centrodestra e i riformatori cattolici. Berlusconi ha fatto bene ad andare a Bologna. Quella piazza è il centrodestra, solo che ai tre di Bologna manca un pezzo. La ruota dei cattolici non c'è, senza i cattolici non corre il carro del centrodestra. Per tornare al governo serve una nuova forza di ispirazione cristiana, perciò ho convocato il Congresso di Rivoluzione Cristiana per il 21 dicembre per ricominciare Dure critiche arrivano da Angelino Alfano che giudica irreversibile la scelta del cavaliere Salvini è diventato il suo diretto superiore ha detto. Il rinnovato centrodestra ha assicurato Salvini si metterà subito al lavoro per la prima sfida in programma, ovvero le elezioni comunali della prossima primavera, che non serviranno solo per provare a riconquistare alcune importanti città, ma anche per tentare la spallata al governo. L'Italia vuole ripartire, basta con chi vuole bloccare il paese, dice il premier Matteo Renzi nel corso della due giorni in visita in Arabia Saudita. Un chiaro riferimento alla manifestazione della Lega Nord di Bologna, ma anche al nuovo gruppo Sinistra Italiana, che segna il distacco definitivo della sinistra dal PD. L'Italia è ripartita, ha aggiunto Renzi, ora è il momento di renderla sempre più solida nel mondo, e lo scopo del governo è proprio quello di rimettere il paese al suo posto. L'Italia sta ripartendo anche per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, soprattutto. Grazie al percorso riformatore in atto, è l'ora di avere fiducia, ha detto Mattarella durante un forum economico in Vietnam, di essere protagonisti nel cogliere con slancio le opportunità che l'attuale congiuntura e la riconquistata fiducia nelle possibilità di crescita dei nostri sistemi ci offrono. Bisogna ripartire dai ritardi evidenti e conquistare una maggiore credibilità internazionale. Il Vietnam è stato scelto dall'Italia come piattaforma produttiva e distributiva nel mercato asiatico del Made in Italy. Si tratta di una proiezione non solo bilaterale, ha spiegato Mattarella, perché produrre qui consente di essere introdotti in un mercato più vasto, come quello dell'area di ASEAN, che è poi un ponte via Pacifico per quello americano. settimana decisiva per la legge di stabilità. Prende avvio in commissione bilancio al Senato l'esame del provvedimento 3563, gli emendamenti arrivati in commissione che verranno subito scremati con le ammissibilità. L'obiettivo è un esame veloce che si propone di portare il testo in aula la prossima settimana per poi poter inviare il testo in seconda lettura alla Camera entro il 20 di novembre. Il governo, secondo gli accordi con la maggioranza, dovrebbe poi portare le sue proposte di modifica. Tra le novità inserite nella manovra il potenziamento degli Contributivi per i neoassunti nelle regioni meridionali. La manovra prevede una decontribuzione al 40%. Gli emendamenti del PD puntano al 100%. A questo si aggiunge un credito d'imposta per chi fa investimenti. Dovrebbe poi venire inserita la detassazione della seconda casa dato in uso ai figli. Ovviamente, per evitare abusi, il comodato deve essere registrato. In arrivo anche una migliore definizione per il canone RAI. Gli emendamenti di maggioranza puntano a rateizzare in due tranche nel 2016 l'importo dovuto e a diluire il pagamento con le bollette bimestrali a partire dal 2017. Tra le proposte del Partito Democratico per risolvere le difficoltà legate al declassamento dei dirigenti delle agenzie fiscali, la più importante recepisce l'indicazione del Fondo Monetario Internazionale che vuole legare le promozioni per le agenzie a criteri di valutazione dell'efficienza del singolo dipendente, proposte sul quale scelta civica attraverso il sottosegretario Zanetti frena. Infine, il PD sul turnover dei dipendenti della pubblica amministrazione propone di tornare a quanto prima previsto in precedenza dalle norme concordate con il ministro Madia, una soglia di turnover del 60-80% differenziata per settori. È stata resa nota in questi giorni la notizia del pignoramento del parco di Cinecittà World. Il Tribunale Civile di Roma ha dunque accolto la richiesta di Icun Spa, la società che si aggiudicò la gara per la costruzione del noto parco tematico. Diversi lavoratori già lamentavano i primi ritardi nei pagamenti nel giugno scorso. Si è verificata l'ennesima truffa come tutti gli appalti ogni volta come si usa in questi ultimi anni, no? eh, Diciamo che noi siamo i subappaltatori della Icon e noi non ci stanno pagando. Noi abbiamo tutti gli operai che comunque stanno manifestando perché lo stipendio comunque noi facciamo fatica a darglielo e avanziamo una marea di soldi, non siamo gli unici, siamo una decina di aziende, stiamo parlando di quasi 2 milioni di Euro, quindi ormai siamo proprio sull'orlo dell'astrico. Abbiamo cominciato i lavori marzo 2014 e siamo andati avanti fino a settembre con la speranza che loro pagavano e mai pagati. Eh, hanno fatto gli assegni i cambiali tutti ritornati indietro dalla banca perché erano tutti falliti, diciamo, erano fasuli e non siamo riusciti mai ad avere un risultato concreto come operai né come ditte né come cioè, nessuno ha preso una risposta diciamo. stiamo qua in difficoltà, stiamo aspettando che qualcuno ci dice qualcosa, che se no oh, dobbiamo aiutare, che facciamo? 200.000 euro di de... scoperto ci abbiamo qua dentro, una piccola società, 200.000 euro è dura da sopravvivere questa è la situazione già in estate a causare il pignoramento sarebbero stati quindi mancati i pagamenti da parte del parco alle circa 12 piccole e medie aziende che hanno ricevuto il subappalto dalla ICUN e che ancora oggi non hanno ottenuto il corrispettivo accordato le conseguenze dell'ammanco di diversi milioni di euro sono state molto pesanti per le piccole e medie imprese alcune delle quali sono sull'orro del fallimento per questa situazione che si protrae da oltre un anno e proprio nell'ultimo anno ci sono stati Svariati tentativi atti a porre fine alla vicenda da parte degli imprenditori e degli operai delle 12 aziende subappaltatrici: prima tavoli d'incontro con l'amministrazione di Cinecittà World, poi manifestazioni e proteste davanti al parco, l'ultima la scorsa estate in cui si richiedeva appunto il pagamento concordato.